questo intervento è basato su un articolo che ho scritto per Prismo e di cui ho fatto in qualche modo una versione un po' più elaborata. Diciamo che l'obiettivo principale era riuscire ad arrivare a parlare della campagna elettorale di Trump, vediamo se riesco, perché sono partito da molto indietro. Allora, un tema di cui vorrei parlare riguarda il senso stesso l'immaginazione politica e fondamentalmente io faccio all'interno di questo intervento una genealogia della funzione performativa di immagini, simboli, narrazioni e discorsi. Il caso studio appunto è la vittoria di Trump e si tratterà di vedere in che modo nella storia della cultura è possibile delineare una strategia comunicativa basata sull'uso di simboli o di narrazioni o di segni. Il concetto dal quale vorrei partire è appunto questo, hyperstition. È un termine che è composto dalla frase di hype e superstizione. Si tratta di un termine che è stato coniato negli anni 90 da un gruppo di ricerca dell'Università di Warwick, il Cybernetic Cultural Research Unit, che non era esattamente un gruppo ufficiale, cioè nel senso che è stato creato da questo filosofo che si chiama Nick Land, però non aveva in realtà un'esistenza in qualche modo accademica, era qualcosa di un po' underground. Grosso modo si può dire che l'investizione funziona esattamente come un contenuto virale, con alcune caratteristiche che lo rendono peculiare. Il primo luogo è un elemento della cultura che diventa reale, cioè in qualche modo un elemento che fa parte di un insieme di discorsi che produce degli effetti nella realtà sociale. Il secondo luogo è un dispositivo di viaggio nel tempo, con questo praticamente si intendeva dire che l'investizione è qualcosa che produce in qualche modo la sua realizzazione nel futuro, funziona come una sorta di romanzo di science fiction, cioè ci sono delle descrizioni, ad esempio nei romanzi di science fiction, di meccanismi che non esistono ancora e questi meccanismi poi possono venire realizzati. In terzo luogo è un intensificatore di coincidenze, cioè fondamentalmente questo sta a significare che alcuni eventi che nel presente sono apparentemente scollegati in qualche modo vengono attratti da qualcosa e quindi si limita la nazione. E l'ultimo elemento è una chiamata ai grandi antichi. Questo cosa significa? Fondamentalmente significa che l'investizione in qualche modo è legata all'utilizzo di un certo tipo di simbologia che molte volte ha a che vedere con delle culture come possono essere ad esempio quella egizia o quella babilonese, cioè è qualcosa che ha a che vedere con una cultura arcaica che molte volte è mal compresa e che in qualche modo ha per noi oggi un significato ostico. Quindi tutto questo tipo di discorso parte dal Medioevo e parte da quella che nel Medioevo veniva chiamata magia cerimoniale. Ho scelto di utilizzare questa citazione, la prima, ci sono certi discorsi pronunciati dalla bocca dell'uomo che quando esprimono l'immaginazione, la certezza e il desiderio producono in atto il movimento delle cose del mondo, eccetera, eccetera. Fondamentalmente questa, la prima citazione è tratta da un testo dell'VIII secolo scritto a Baghdad da Al-Kindi, che è un filosofo e un studioso di ottica, dove lui dà una definizione molto tecnica di quello che poteva essere la magia del Medioevo. Non è un testo di magia pratica, è un testo di magia teorica fondamentalmente. E il passaggio che mi interessava sottolineare è la seconda citazione, che invece proviene da questo libro qui, che è Eros, Magie, la Renaissance di Culiano, con lo storico delle religioni. Fondamentalmente cosa dice Culiano? Che quello di cui parlavano nel Medioevo quando si riferivano alla magia in realtà ha a che vedere con la comunicazione. Lui parla di varie cose, parla anche di controinformazione, di spionaggio, di censura, però l'idea è che fondamentalmente i trattati di magia rinascimentali medievali in qualche modo si riferissero a delle tecniche di persuasione. Spin-doctor. Sì, cioè peraltro Culiano, su cui non entrerei nel dettaglio, però è una persona piuttosto strana perché è stato allievo di Eliade, che è uno dei più importanti storici delle religioni, però era anche qualcuno legato alle società segrete, in qualche modo i suoi studi sono un po' strani, cioè si è occupato di queste cose, si è occupato di droghe, si è occupato di viaggi mentali, insomma. Puoi ripetere il nome dell'autore perché Culiano possa interessare. E utilizzando questa suggestione ho pensato di fare questa slide qui, cioè l'idea che fondamentalmente tra questo tipo di raffigurazione, adesso questa penso sia tratta da di Occulta Filosofia, che è su questo trattato di magia rinascimentale, la seconda sono delle immagini tratte dal vudù haitiano e la terza sono un insieme di doti. Cos'è che mi interessava mostrare? Cioè il fatto che
entrambe queste, cioè tra queste prime due e la terza, c'è un certo tipo di rapporto, cioè nel senso che queste sono delle immagini che vengono attivate attraverso il desiderio o che convogliono il desiderio. La stessa cosa possiamo dirla di, del discorso delle marche, cioè fondamentalmente se uno apre un manuale di, per esempio, semiotica del, del branding, quello che nota è che il discorso è molto simile, cioè la differenza è questa: mentre nei trattati di magia rinascimentale tutte queste cose riguardavano un'azione sul mondo fisico, il brand è qualcosa che invece ha a che vedere con l'immaginazione sociale e collettiva, quindi è qualcosa che riguarda la mente, non riguarda la materia. E passando alla prossima slide, diciamo che qui si entra nel discorso dei meme, cioè da dove proviene questo, questo termine. Allora, ho preso questa citazione da Inception, ovvero che cosa, di cosa si tratta quando parliamo di meme? Si tratta di una sorta di organismo virale, qui viene definito come un parassita. Il testo da cui, diciamo, il testo chiave per capire questa cosa è Il Gene Egoista di Richard Dawkins, che è un biologo e ha scritto questo volume negli anni 70, e fondamentalmente la sua idea è questa, cioè le idee, i simboli o le immagini si propagano nell'ambito culturale così come fondamentalmente degli organismi parassitari o come dei microorganismi, cioè c'è un rapporto tra la biologia e la cultura. Ora, questo tipo di idea non è stata sviluppata per la prima volta da Richard Dawkins, ma è stata sviluppata da questo ignoto Richard Zeman, un neurologo tedesco, all'inizio del 1900. E per Zeman, fondamentalmente, lui non si è in realtà occupato di collettività, memoria sociale, si è occupato più che altro di memoria individuale, e lui aveva definito due elementi. Il primo elemento lui lo chiama engramma, e l'engramma fondamentalmente è la traccia che sulla memoria, la traccia che viene a prodursi sulla memoria quando noi assistiamo ad una rappresentazione particolarmente cruenta, particolarmente felice. Fondamentalmente quando ci sono delle, quando proviamo delle emozioni molto forti, queste emozioni si iscrivono all'interno della memoria individuale e non si cancellano. Questa era la cosa fondamentale della teoria di Zeman. E possono essere riattivate, e la forma di riattivazione lui la chiama, il processo lo chiama euforia. Ora, questa cosa Zeman l'aveva studiata per la memoria individuale, invece questo suo personaggio, il mentor, si chiama Abby Warburg ed è uno storico dell'arte molto importante, probabilmente il più importante storico dell'arte del Novecento. Abby Warburg, diciamo che è importante per molte ragioni, però la cosa che ci interessa qui è qui ha ripreso alcune delle idee di Zeman, e al posto di applicarle soltanto alla psicologia individuale, le ha applicate alla memoria collettiva. Fondamentalmente di Warburg, appunto, si possono dire molte cose, adesso non vorrei dilungarmi tanto, io ho messo questa immagine per esempio fa parte di, della biblioteca di Warburg, che in questo momento è un istituto di ricerca a Londra, e fa parte di un progetto che lui aveva chiamato Mnemosine, cioè una sorta di atlante delle immagini che hanno che hanno avuto un qualche potere simbolico all'interno della storia della cultura europea. Perché Warburg? Ti posso interrompere un attimo? Rispetto alla slide di prima, sì. La teoria espressa in DMN, sì, in realtà corrisponde agli studi più attuali delle neuroscienze, perché quello che dicono oggi i neuroscienziati è che il nostro cervello, che non è altro che un insieme di sinapsi, e che vengono, queste sinapsi chiaramente sono interconnesse tra di loro, nel momento in cui vive una forte emozione, positiva o negativa, succede che si accendono determinate sinapsi, creando un pattern. Questo pattern non scompare, ma resta in memoria ed è possibile riattivarlo, quello che dicevi poco fa. E questa cosa qui, che evidentemente l'autore di DMM ha intuito per via abduttiva molto prima, oggi è stata verificata empiricamente attraverso le misurazioni che possiamo fare. Quindi diciamo, non siamo più nell'ambito solo ed esclusivamente della protoscienza, ma stiamo piano piano avvicinandoci a una definizione scientifica della disciplina della memetica. Sì, e su questa cosa posso dire un altro elemento, perché appunto Warburg, nonostante appunto sia nato inizialmente come uno storico dell'arte, il suo progetto generale era per studiare fenomeni di migrazione di simboli, cioè cosa significa. Lui l'interesse principale era quello di
tracciare il percorso che alcuni tipi di raffigurazioni dell'antichità classica, quindi greca e latina, hanno avuto per arrivare da Atene e da Roma fino fondamentalmente all'Italia rinascimentale. E quello che mi interessa è che Warburg aveva definito questo tipo di raffigurazioni che erano pathos form, cioè immagini, immagini della passione o immagini del pathos. E, è molto importante questo discorso per parlare di meme, perché l'idea è questa, cioè in questo caso volevo solo dire due cose sulla raffigurazione. Queste sono immagini di raffigurazioni del cosmo premoderno, cioè sono raffigurazioni con l'uomo all'interno del, del ciclo zodiacale, oppure questa è tratta da, dal libro precedente, cioè da, da, dallo stesso libro da cui sono tratte queste immagini qui, cioè dall'occulta filosofia di Cornelio Agrippa. Questo tipo di raffigurazioni, secondo Warburg, fornivano in qualche modo uno schema di orientamento, lui l'ha chiamato schema di orientamento del cosmo. E questa è una cosa piuttosto importante, perché Warburg ha studiato come queste immagini migravano, ma anche il fatto che ad un certo punto sono scomparse, perché la rivoluzione copernicana ha portato al cambiamento da un modello in qualche modo antropomorfico della cosmologia ad un modello scientifico razionale. Quindi lui dice le immagini scompaiono, per poi riapparire in qualche modo altrove, perché le ultime ricerche di Warburg riguardano appunto la propaganda politica. E questa cosa è molto importante, perché vuol dire che anche se oggi noi appunto pensiamo di essere in un universo scientifico e razionale, questo aspetto immaginativo, immaginario, continua a permanere. E diciamo che lo studio che oggi più si avvicina a questa idea scientifica dello studio delle immagini è, secondo me, l'antropologia cognitiva, di cui ho portato due testi. Uno è Explaining Culture di Dan Sperber e l'altro è Élan Créalier di Pascal Boyer. Il primo tratta più in generale di questioni che riguardano la diffusione delle credenze, il secondo invece riguarda la diffusione delle idee religiose. L'aspetto interessante di questa, è una citazione che proviene da Explaining Culture, dell'antropologia cognitiva, è che mentre Warburg si è interessato in un qualche modo solamente al fenomeno della migrazione dei simboli, l'antropologia cognitiva, e oggi anche le neuroscienze, qui non ho approfondito questo, questo aspetto, però l'antropologia cognitiva ci spiega in un qualche modo il contenuto di questo tipo di idee, perché alcune idee si diffondono più di altre. E uno dei risultati di questi studi, questo è quello che sostiene Sperber, cioè le idee in un qualche modo più diffuse molte volte sono qualcosa di vago, insomma sono delle rappresentazioni che non hanno un chiaro connotato, cioè non funzionano come dei concetti scientifici. Invece quello che affermava Pascal Boyer è un po' più complicato, cioè Pascal Boyer afferma che le raffigurazioni che più ci ricordiamo riguardano per esempio qualcosa che è contraddittorio o qualcosa che è controintuitivo. O qualcosa che in un qualche modo rompe rispetto alle nostre modalità di classificazione. Ecco, secondo l'antropologia cognitiva, per esempio, la mente umana è composta da un sistema di classificazione, ad esempio, del mondo naturale, del mondo animale, del mondo animale, del mondo vegetale, e in qualche modo questo sistema di classificazione è distrutto dalle concezioni religiose. Anche la rappresentazione che possiamo avere della fisica, per esempio, in qualche modo è contraddetta da queste raffigurazioni, e proprio perché le raffigurazioni religiose o la simbologia religiosa contraddice le nostre, in qualche modo, organizzazioni cognitive di base, diventano qualcosa che in termini tecnici viene detto saliente, fondamentalmente qualcosa che ci ricordiamo meglio di altro. E a questo punto io passerei al punto successivo, che è come si passa dalle raffigurazioni della magia cerimoniale, di cui ho parlato all'inizio, a in qualche modo una versione più scientifica. E a mio avviso, secondo me, il punto nodale avviene tra XVIII e XIX secolo, con questa teoria che è abbastanza discreditata, cioè il mesmerismo. Fondamentalmente è solo da pochi anni che abbiamo degli studi scientifici sul tema. Però l'aspetto interessante, adesso qui ho citato questo libro di Stefan Zweig, che è un autore austriaco del Novecento molto importante, che in qualche modo ha riabilitato un po' la figura di Mesmer. Cioè, qual è il punto nodale? Che Mesmer tentava di spiegare come funziona
la suggestione, il fenomeno della suggestione, cioè come funziona un fenomeno di in qualche modo, come faccio a convincere qualcuno a fare qualcosa senza che questo lo voglia. Inizialmente lui pensava che si trattasse di un fenomeno simile al magnetismo, per questo l'ha chiamato magnetismo animale, perché appunto così come un magnete può polarizzare una barra di ferro, allo stesso modo è possibile polarizzare la psiche degli individui. Inizialmente appunto quindi si tratta di qualcosa che è legato più alla materia. In qualche modo, nelle sue ricerche più tarde, lui dice no, non si tratta più di questo, ma è qualcosa che è una sorta di fluido psichico, cioè quindi iniziano un po' a smaterializzare l'idea che si tratta di qualcosa simile al magnete, ma diventa qualcosa che riguarda semplicemente l'arte retorica, l'arte della persuasione. E appunto qui avevo citato questi due studi che sono più recenti, uno è del storico dell'arte. Interrogazione mecca al volo, vedi? Sì. Quando prendo di là, sì. C'è questo qua. Aspetta, tu però fai un po', no? No, è quello. No. Ce l'ho io, vale. Cioè, tu, me lo da Giorgio. Mi ero dimenticato di attaccare. Mi perdona, mi fa un po'. Cosa si scende? No, diciamo, dopo di là. Grazie mille. Cables. Prima, cioè, stavo riflettendo sulla questione appunto degli elementi salienti e mi veniva in mente appunto che dal punto di vista cognitivo solitamente noi siamo portati a ricordare gli eventi negativi rispetto a quelli positivi proprio perché sono in contraddizione appunto con le nostre abitudini e perché ci siamo. Tornando un po' al discorso del consenso, questo non è detto legato, cioè nel senso mi viene in mente come il consenso, non solo oggi ma storicamente, viene creato intorno a degli elementi di conflitto e quindi quasi sempre intorno ad elementi negativi, cioè difficilmente degli elementi positivi di crescita e di costruzione creano consenso, sono collegati in qualche modo, cioè il conflitto cognitivo rispetto alla creazione di consenso. Sì, c'è anche in mente quella pessima campagna per un'attività che aveva fatto, cioè che si chiamava le buone abitudini, quello rifatto di quella roba lì, per esempio, cioè quando se tu scrivi le cattive abitudini c'è un'immagine che viene da quelli che l'hanno creata, immaginata come negativa, cioè nel senso che alcuni tipi di campagne politiche sono fondate su cose del genere, normalmente si tratta di cose di estrema destra, cioè ad esempio, non so, la campagna di Salvini, i manifesti parlano di invasione, stanno arrivando gli alieni, cose di questo tipo, quindi secondo me c'è anche è vero che è molto facile ricordarsi di cose negative, è molto, diciamo che c'è un discorso che riguarda la polarità, insomma l'ho approfondito, però una delle cose che si ricorda di più sono delle raffigurazioni duali, cioè quando c'è scritto un bene, un male, un più o meno, cioè qualcosa di questo tipo, quindi che rappresentano in qualche modo, se vuoi, il conflitto. Oppure puoi rappresentare direttamente cose negative, cioè tentare di lavorare sulla costruzione di un immaginario della paura, che è un'altra delle cose che funziona perfettamente. Oppure puoi usare la tecnica pubblicitaria dell'invertising,
sostanzialmente oh, sì. Prende una, un frame negativo e lo ribalta. Quindi sì, qui citavo semplicemente due studi recenti, uno di uno storico dell'arte francese che si chiama di Vernon e l'altro di un filosofo tedesco, e titolo di Scalabio Magico, e ho scelto queste due immagini. La prima era una figurazione di una seduta di ipnosi che succede nel 1700, invece la seconda è una raffigurazione della clinica di Charcot, che è stato uno dei primi studiosi del fenomeno dell'isteria, che in qualche modo è collegato con la questione precedente, cioè nel senso che l'isteria, gli studi sull'isteria si sviluppano a partire da una versione più scientifica dell'isterismo, cioè si tratta sempre di qualcosa che ha a che vedere con la suggestione e i comportamenti della psiche, che hanno a che vedere con un rapporto tra un qualcuno che detiene un potere e qualcuno che in qualche modo viene deprivato dei sensi, in questo caso peraltro è una rappresentazione teatrale fondamentalmente. E all'interno di questa clinica appunto c'è anche Freud, non mi ricordo quale tra questi, però era per mostrare che c'è un collegamento in un qualche modo tra qualcosa che ha a che vedere con la magia, per cui nel modo in cui era concepita nel Rinascimento, un esmerismo, insomma quello che è stato il esmerismo, perché adesso qui ho messo questa citazione, però è stato un fenomeno di massa fondamentalmente nel Settecento, è stato inizialmente accolto molto bene e poi si è trasformato in una sorta di moda. In quel momento invece era caduto in discredito ed è la ragione per la quale non sono mai stati fatti degli studi scientifici su questa cosa, tranne ultimamente, però da parte appunto o di storici dell'arte oppure da filosofi fondamentalmente. E quello che mi interessava, volevo un po' spostare da questo discorso della suggestione a parlare di una questione che riguarda invece più propriamente la politica. E per farlo fondamentalmente voglio riferirmi ad un caso storico che è abbastanza importante, ovvero la rivoluzione di Haiti. E probabilmente questo appunto non è molto studiato, diciamo a scuola non si studia moltissimo, però è la prima rivoluzione di un gruppo oppresso di schiavi fondamentalmente provenienti dalle colonie dell'Africa. Durante questa rivoluzione, diciamo che l'evento che l'ha fatta scatenare è stato qualcosa che mette assieme un po' tutte le cose che abbiamo visto, perché la rivoluzione è nata da una sorta di cerimonia di un rito voodoo fatta da degli schiavi che partecipavano fondamentalmente a delle sedute di mesmerismo. Quindi in qualche modo il voodoo è qualcosa che è una religione di tipo, possiamo dire, animista, che è basata appunto anche questa sull'utilizzo di simboli, cioè questi simboli che avevo mostrato all'inizio, posso non forse tornare indietro, comunque sono questi, esatto, sono questi simboli qui, e in realtà il funzionamento del voodoo è identico a quello della magia cerimoniale medievale, cioè fondamentalmente si tratta di disegni che vengono fatti pensando di catalizzare un desiderio. Allora, la cosa può essere buona, può essere curativa, può essere negativa. E la cosa interessante è che durante la notte che ha prodotto, cioè il 14 agosto 1781, che ha in qualche modo creato una sorta di coscienza di classe, tra l'altro una coscienza di popolazioni completamente diverse che si sono ritrovate appunto perché portate come schiavi ad Haiti, ha messo assieme varie cose, vari culti, perché appunto le religioni del Congo non sono le stesse delle religioni del Benin, cioè fondamentalmente ha creato in qualche modo una sorta di identità collettiva che era legata a questo insieme di cose, cioè l'idea di una comunanza di interessi, a qualcosa che aveva a che vedere con una sorta di psicanalisi, però nella sua versione appunto settecentesca, che poteva essere il mesmerismo, e l'idea che i desideri potessero in qualche modo catalizzare un'azione politica, in questo caso un'azione politica di tipo rivoluzionario, perché la rivoluzione di Haiti è stata fondamentalmente la liberazione di questi schiavi. Adesso qui c'è un quadro che raffigura, credo sia il sacrificio da cui è tratto origine la prima questa cerimonia, e in cui i giorni successivi ci sono state appunto delle rivolte politiche. E a questo punto arrivo a parlare della vittoria di Trump. Qui la questione diventa un po' complessa. Fondamentalmente, non so se avete presente questo meme, questa rana qui. E praticamente questo tipo di rana è un meme che veniva utilizzato nei gruppi di
alternative right, cioè una sorta di destra alternativa americana, gruppi che venivano etichettati come politicamente scorretti. Fondamentalmente penso che sia molto precedente di Trump questa cosa, questi 5-6 anni. Dunque fondamentalmente di gruppi di discussione, questo era 4chan, cioè uno dei gruppi dove venivano postati questi contenuti, fondamentalmente venivano trattati dei temi che erano molto, molto scottanti, cioè cose che hanno a che vedere generalmente con il razzismo, con la xenofobia, con posizioni appunto di estrema destra, un nazionalismo molto forte, maschilismo, tutto questo insieme di cose era in qualche modo costellata da alcuni tipi di immagini, tra cui quella rana. E adesso la ragione per la quale abbiamo utilizzato la rana è un po' complicata da spiegare, però la cosa che mi interessava maggiormente raggiungere era questo, cioè che nell'ultimo anno, durante la campagna elettorale di Trump, è successo qualcosa di strano all'interno di queste piattaforme. Cioè, fondamentalmente è successo che le persone che scrivevano questi contenuti hanno iniziato a costruire un culto attorno a queste immagini. Inizio poi, sì. Sì. E allora il culto è piuttosto bizzarro, cioè adesso voi vedete che ci sono dei numeri, e questi sono i numeri dei post. Praticamente, apparentemente, secondo quelli che postavano questi post, se tu postavi dei contenuti di estrema destra, venivano fuori due numeri uguali, cioè praticamente scommettevano sulla comparsa di due numeri uguali su su quell'algoritmo che calcolava l'attribuzione del numero dei post, una cosa piuttosto macchinosa. Comunque fondamentalmente loro credevano di stare influenzando in qualche modo la realtà postando delle immagini. E poi viene un passo successivo che è ancora più strano, cioè fondamentalmente sono riusciti in qualche modo a collegare l'immagine di questa rana con una divinità egizia del caos, che è questo Ket, e hanno trovato che all'interno di una raffigurazione di questa rana c'era questa cosa qui, che loro pensavano essere un mulino di fronte al computer con una roba bizzarra che avevano chiamato internet energy, che sembra un DNA. Insomma, fondamentalmente sono un gruppo di persone, penso piuttosto ampio, credeva di in qualche modo influenzare la realtà, cioè produrre le elezioni di Trump attraverso l'uso di questi contenuti. A me interessava particolarmente questa vicenda per due ragioni. Cioè, inizialmente, quando avevo parlato di superstizione, avevo detto che è un intensificatore di coincidenze, e in questo caso si intensificavano le coincidenze, solo che queste persone erano convinte che postando delle cose, vedendo che in qualche modo si producevano delle ricorrenze negli algoritmi del portale, erano convinti che questa cosa fosse prodotta da loro. L'altra cosa è il riferimento a strane culture antiche, cioè i geroglifici vengono quasi sempre citati quando si tratta di utilizzare delle teorie del complotto o comunque nella cultura di destra in generale. E l'altra cosa è che hanno anticipato il futuro, perché poi effettivamente Trump ha vinto. Quindi questo insieme di cose non è minimamente razionale, però la cosa che mi interessava sottolineare è che in qualche modo ha creato un immaginario collettivo. E l'immagine di questa rana, adesso superiore, cioè ce ne sono tantissimi meme che utilizzano questa figura. Quindi diciamo che la cosa interessante è che è un fenomeno contemporaneo, però che si riferisce ad una storia che è molto più vecchia. E era questo quello che mi interessava in qualche modo sottolineare. E diciamo che appunto per fare un'analisi di questo tipo di fenomeni, oltre all'antropologia cognitiva, abbiamo anche a disposizione delle altre metodologie. Una di queste è la teoria della letteratura. E fondamentalmente qui mi interessava mostrare questi due testi di un teorico francese che si chiama Yves Citton. Il primo è Mitocrazia, il secondo è Ecologia della tensione. E cos'è l'aspetto interessante? Citton si basa sugli studi di questo sociologo ottocentesco che si chiama Gabriel Kant. Che cos'è che interessava studiare a Citton? Gli interessava studiare come si diffondono appunto questo tipo di rappresentazioni politiche e perché questo tipo di raffigurazioni, cioè l'utilizzo di una strana simbologia, la credenza in fattori irrazionali, fa più parte della cultura di destra che non della cultura di sinistra. Questa è la nostra grossa domanda. Com'è possibile appunto costruire un'egemonia culturale di sinistra senza scadere in qualche modo in questa sorta di
il razionalismo. E la domanda è piuttosto aperta, nel senso che quello che dice Sitton è: se noi vogliamo avere dei risultati quando in qualche modo facciamo una campagna di comunicazione, dobbiamo per forza utilizzare queste caratteristiche che evidenzia anche l'antropologia cognitiva, cioè dobbiamo lanciare dei messaggi semplici, dobbiamo lanciare dei messaggi che siano producibili, che in qualche modo siano polarizzati, però tutto questo fa bene o male alla comunicazione? E su questo punto, appunto, io volevo in qualche modo concludere con questa specie di schema che ho elaborato in un articolo recentemente. Qual è il punto? Cioè, secondo me, oggi, all'interno della comunicazione via internet, c'è un problema che riguarda l'eccesso di informazioni. Io il fenomeno che definirei in qualche modo legato all'eccesso l'ho chiamato disorientamento. Dall'altro canto, è possibile, per esempio, questo io mi riferivo ad una situazione invece di difetto di senso, che è qualcosa legata a quanto dicevi prima sul precariato e sull'affettività in qualche modo del precariato, cioè sentire che quello che si sta facendo non ha molto senso, cioè qualcosa che non va bene nonostante si lavori. E allo stesso tempo ho pensato che ci sono due soluzioni per questa oscillazione tra una situazione personale di mancanza di senso e una situazione della complessività delle informazioni che continuano ad aumentare. Cioè, una è quella che io ho chiamato immunizzazione, e questo rappresenta esattamente il discorso populista o irrazionale. Cioè, noi creiamo delle narrazioni semplici e con queste narrazioni semplici in qualche modo costruiamo l'immaginario collettivo, che però veicola tutta una serie di discorsi, perché normalmente sono discorsi che veicolano appunto xenofobia, paura, odio. Quindi qui rientra anche la creazione, per esempio, di entità cognitive che non esistono ma che sono tattiche rispetto alla strategia finale di riportare tutto alla conservazione, come sì, per esempio post-verità. Esatto, cioè, c'è anche una questione che riguarda la post-verità, ma riguarda molte cose, cioè nel senso che riguarda per esempio non solo la campagna elettorale di Trump, ma riguarda per esempio la campagna elettorale di Salvini o Brexit o un'altra cosa, era il mio punto, non so se l'avevo scritto, però c'entrano, riguarda anche il problema delle bolle informatiche, cioè appunto quel fenomeno secondo cui Facebook, Amazon, Twitter creano fondamentalmente delle nicchie di senso che ci servono per orientarci all'interno di un sistema complesso. Ora, un punto che ho messo verso l'alto si tratta della spinta utopica, che io definisco come liberare il futuro dal presente. Questo perché il punto è che tutte queste strategie, cioè le strategie fondamentalmente in questo caso di estrema destra, come possono essere anche altri tipi di contenuti politici, sono in qualche modo legate ad un immaginario del presente che tende a riportare il futuro nel passato. Cioè, sono qualcosa che hanno un momento di del loro, non vogliono cambiare. Per esempio, c'è un grosso problema riguardo la questione di genere, cioè una delle cose che i partiti di destra oggi negano sono gli studi, i recenti studi sul genere. Questo perché si riferiscono fondamentalmente ad un modello di famiglia o un modello di socialità che non c'è più. E quindi in qualche modo è un ritirare quello che sono delle tendenze verso i cambiamenti a un passato peraltro appunto in qualche modo inventato. E diciamo che anch'io concludo con qualcosa che ha a che vedere Inventing the Future. Io questa citazione invece è da post-capitalism, però visto che appunto questa è la citazione che ho aggiunto dopo aver un po' essermi un po' informato su che cosa si faceva in questa scuola, e cioè l'idea è questa. Quello che dice questo è Paul Mason, è un testo uscito penso l'anno scorso, che è molto simile a quest'altro testo, Inventing the Future. Parlano entrambi di strategie di costruzione dell'egemonia politica per uscire in qualche modo dalla situazione di crisi economica, sociale, eccetera, eccetera. E Paul Mason in questa citazione pone il problema del controllo dell'informazione. E lui dice: in questo momento c'è una guerra che contrappone fondamentalmente dei monopoli a un sistema più reticolare, un sistema di appropriazione dell'informazione, un sistema di liberazione dell'informazione.
E in qualche modo questo mi sembra il nodo centrale, cioè il discorso della vittoria di Trump, della Brexit o dei nuovi populismi riguardano in qualche modo queste cose, perché quello che entrambi questi libri trattano non riguarda appunto solamente una questione politica, riguarda una questione lavorativa. E quello che dice Paul Mason è molto chiaro, cioè dice che le nuove tecnologie dell'informazione, l'automatizzazione del lavoro, tutta una serie di altri fenomeni che sono legati alla tecnologia, distruggono il valore, cioè distruggono i prezzi, perché una merce informatica comunque può essere prodotta in modo infinito. E questo, com'è possibile in qualche modo trovare un sistema per uscire da questa situazione? E il problema appunto, questo lo dicono Alex Williams e Schmidt, e cioè si tratta di costruire non tanto delle soluzioni che loro chiamano folk politics, che equivale ad esempio nella tradizione, come può essere la tradizione politica italiana, che può essere quella della sua costruzione di movimenti politici come Notav, cioè ci sono tutta una serie di politiche locali che sono comunque corrette, però non ci permettono di uscire dalla situazione attuale, perché i problemi sono a monte, cioè sono delle cose che hanno a che vedere con l'industria della comunicazione, l'industria dell'informazione, e soluzioni locali risultano molto problematiche. Perciò quello che loro propongono è quello di costruire una sorta di egemonia culturale basandosi su alcuni punti, come uno può essere quello del reddito di esistenza, altre cose riguardano la costruzione di una sorta di comunicazione politica che non sia semplicemente un negare lo stato di cose attuale, ma affermare qualcosa di nuovo. E quindi io questo lo chiamerei appunto una spinta utopica, perché appunto non sappiamo ancora se questa cosa può funzionare o meno, però sicuramente loro ci indicano una strategia che fino a pochi anni fa, almeno nella politica, nella filosofia politica, come può essere l'operaismo, il post-operaismo, non c'era un tipo di ragionamento di questo tipo, anche perché soprattutto questo libro qui ha un approccio molto più legato a delle questioni concrete. Cioè loro parlano di ricostruire nuove istituzioni, c'è una parte per esempio sull'università dove sostengono che bisogna cambiare tutto, e questo è un approccio che non era stato in qualche modo paventato prima, perché per esempio non c'è movimenti importanti italiani di politica degli ultimi anni sono stati dei movimenti di negazione di azioni del governo, quindi no alla crisi, no alla riforma, eccetera, eccetera. Quindi a mio avviso questo è il punto, cioè la questione della suggestione è molto importante per capire che è importante utilizzarlo come metodo, bisogna stare attenti anche ai contenuti che utilizziamo, e soprattutto che l'utilizzo dell'informazione oggi è molto facilmente può scadere in questo tipo di di nicchie, come può essere la campagna elettorale di Trump, come può essere Salvini o quando Tommaso poco fa parlava di proporre delle soluzioni, a me veniva in mente una cosa rispetto a quello che stiamo provando a fare qui dentro, ovvero rispetto all'avanzamento lineare da B a C e da C a B lungo un percorso che è stato predefinito all'interno di una programmazione centralizzata fatta chissà quanti anni fa da un ministro che a volte potrebbe anche non aver avuto la laurea, per esempio, ci troviamo è tutto contingente, però nel senso che però aveva voce in capitolo per dire a chi si laureava, però dice per dire voce in capitolo per dire a chi invece magari laureato lo era con fatica da parte dei genitori che lo avevano mantenuto, quello che avrebbe dovuto fare, questo non tanto è coerente. Però la questione è un'altra, non è laurea si laurea no, è preso per culo le persone, ma andiamo a capo. Il tema quindi dal mio punto di vista è quello di proporre dei modelli alternativi a quelli esistenti, più che di dire no a quelli esistenti, un po' come diceva Linus Torvald quando affermava che Linux non poteva da un giorno all'altro soppiantare Windows, ma che nel lungo periodo avrebbe determinato un cambiamento di paradigma. Quello che voglio dire, e chiudo, è immaginate, seppure è scomodo da immaginare, me ne rendo conto io per primo, quanto può essere rivoluzionario all'interno della singola esistenza di ciascuno di noi affermare che non vi è alcun risultato finale, solo una successione continua di cose. Pensare che quello che fate non lo fate per raggiungere un risultato, non lo state facendo per avere lo stipendio, non lo state facendo per avere la stabilità economica, lo state facendo perché va fatto, perché lo volete fare. Immaginate quanto può essere potente
slegarsi dall'aspettativa del risultato finale e accettare che uno, moriremo tutti, anche se moriremo tutti, nel frattempo che ci annoiamo, possiamo fare un sacco di cose, anche cose che quello che ci dovrebbe dire cosa possiamo fare, non ha previsto. Cioè, immaginate l'ebbrezza di abbandonare la certezza di una rotta sicura per accettare l'imprevisto di saltare dei malignosi. E tutto quello che questo può comportare, se questo atteggiamento venisse condiviso da un ampio numero di persone. Ecco, secondo me è più qui il nodo, perché molto spesso, diciamo, anche io che non credo di essere di destra, cado nella retorica di destra in determinati momenti, mi viene da pensare in quel modo. Ma mi viene da pensare in quel mondo perché sono intriso, sono nato o sono imbevuto di questi valori, di questa visione, di questi freni, di queste cornici. Però quando invece può essere anche un'affermazione banale come quella di ok, il risultato finale non c'è, questo cambia tutto. Esattamente la tesi contraria del libro di... Però è la tesi di quello che tu hai citato quando diceva che lui però non l'ha esplicitata, però è quella. È vero, in un certo senso è vero, però secondo loro proprio quell'assenza di obiettivo è il motivo per cui la ma dipende da come lo inquadri l'assenza di obiettivo, perché può essere una cosa frizzantissima. Libera tutti. Domande per Tommaso. Luciano, io mi aspetto. Io, Tommaso, una curiosità relativamente a Dawkins. Come, visto che molto del discorso era sulla magia, come leggi l'evoluzione di Dawkins come, diciamo, paladino dell'ateismo? Ah, ma... cioè, in che senso? Come... cioè, perché questo discorso ha a che vedere con l'ateismo? Cioè, nel senso che lui fa un'analisi scientifica di un tipo di fenomeni. Ma, sì, infatti, ma quasi un'opinione personale. Diciamo sull'aspetto funzionalistico della... Allora, cioè, c'è un aspetto tecnico, io adesso che ho letto questo libro e un altro. E, per esempio, non è cioè io ho citato Sperber, che è una cosa molto diversa da Dawkins. Cioè, Dawkins è quello che ha utilizzato, ha dato il termine metafisico. La sua teoria probabilmente è molto meno buona per studiare questi fenomeni di quella di antropologi. Perché il problema è che lui ha una visione estremamente negativa di tutto ciò che non è scientifico, esatto. E per esempio appunto da essere in qualche modo una sorta di pararazzista, cioè nel senso che c'è un esempio che lui fa in un libro dove lui parla dei cargocalz e dice ma sì, è inutile studiarli perché vedo antropologi che prendono aerei per andare a fare discussioni su queste cose parascientifiche, però l'aereo come funziona se non come la scienza, eccetera, eccetera. Quindi c'è un problema di... è per quello che io preferisco quando un antropologo analizza queste cose, perché io penso che lui, almeno ultimamente non lo seguo, però penso che lui abbia un'idea molto molto scientifica del funzionamento. Sì, infatti te la pongo direttamente. Come dire, vedi un valore nel dominio dell'irrazionale, in una certa assenza di scientificità, credi che ci sia un potenziale emancipazione o si porta soltanto a questo ritorno all'origine? No, secondo me c'è un discorso da fare, cioè nel senso che la contrapposizione razionale irrazionale probabilmente è un po' errata. Secondo me la cosa giusta è capire come funzionano dei fenomeni che hanno a che vedere con l'immaginazione. E l'immaginazione c'è sempre, cioè nel senso non è possibile, anche all'interno di discorsi scientifici c'è un certo tipo di ragionamento, quindi secondo me, a parte appunto casi come Dawkins, che è estremamente appunto simile a Differenti come figura, e, secondo me è estremamente importante, soprattutto se si tratta di questioni di questo tipo, cioè non a caso appunto in Inventing the Future, loro dicono, beh, mi ero perso questo passaggio dove dicono bisogna utilizzare molti meme per fare comunicazione, però cioè, credo che sia una cosa abbastanza fondamentale, e questo secondo me è un problema di analisi come possono essere questa di invece di Sitton, cioè nel senso che Sitton fa tutto un discorso che riguarda il fatto di che cosa fa, diciamo, un tipo di ragionamento di sinistra, si può dire, sulla cultura. Lui dice è qualcosa che è legato alla critica, quindi critica dell'ideologia, di costruzione di discorsi altrui, però dov'è che si produce qualcosa? In effetti è complicato, perché oggi per esempio
diciamo che gran parte di questo immaginario, entrambi fanno riferimenti a economisti russi, qualcosa che ha a che vedere con i primi del Novecento, perché loro dicono che in quel momento c'è stato una sorta di concepimento di un'idea politica portata come ideologia, però come qualcosa che serve, e non fondamentalmente semplicemente una questione di smascherare delle presunte false immagini o false rappresentazioni. Quindi secondo me, cioè, non è irrazionale il punto, però bisogna tenere conto. Altre domande? Volevo, non so, il commento che hai fatto prima, discorso sulla lavorazione obiettivo, mi sembra abbastanza astratto e, come dire, elimina completamente il contesto, la soggettività delle persone, tutti i suoi interessi, gli obiettivi della propria vita, anche temporanei. E fanno il discorso del ok, andiamo avanti per fasi, può essere utile se non hai delle contingenze reali nella tua vita, che per esempio per il ragazzo vuole andare a vivere, in un certo senso potrebbe essere che finalmente poter andare a vivere fuori di casa non potendolo fare, senza un lavoro che fa non prendere consigli, ascoltato, sfruttare tutte le cose. Quindi, è un po' astratto. Posso provare a darti una traduzione concreta di quello che volevo dire? Sì. Quello che volevo dire non è assenza di obiettivi, ma è eliminare l'ansia da prestazione dell'obiettivo, ovvero darsi degli obiettivi, ma essere capaci in ogni momento di rimetterli in discussione sistematicamente attraverso quella che è la pratica dell'iterazione, ovvero del ricominciare da capo. Ricominciare da capo, che non significa ricominciare dall'inizio, ma significa fase per fase riuscire a ogni fine fase a dire ok, alla fine di questa fase ho capito questo, quindi cambia così e ricomincio, poi lo rifaccio, itero questo processo e alla fine produco un aumento della consapevolezza. Ad esempio, nel concreto, noi la scuola non sapevamo come farla, nessuno di noi aveva mai fatto una scuola. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata fare un laboratorio dove abbiamo invitato 100 persone a coprogettare la scuola. Sono felice che oggi ce ne siano anche alcuni. Quello che succede dopo è che noi testiamo quello che è uscito dal laboratorio, per un anno lo mettiamo in pratica, alla fine dell'anno rifacciamo il laboratorio e riprogettiamo di nuovo tutto. E così in avanti. Chiaro, c'è un obiettivo in questa iterazione, l'obiettivo finale è provare a farlo in un altro modo, ma l'obiettivo finale non ti impone il fatto di dover a un certo punto dire ok, allora adesso però non ce l'ho fatta, ho fallito. Perché? Perché è inquadrato in una cornice di senso per cui io non ho problemi a dire sto sbagliando. Ok, adesso ricomincio e lo faccio in un altro modo. Applicando quello che fa tutte le start-up, quello che in informatica è definita metodologia agile, che però si crea una testa, cioè io faccio un po' quelli, fanno il prodotto, lo portano sul mercato, però quello che in sociologia è definito invece antifragile. Perché Taleb, che è un sociologo pakistano, ha scritto questo testo che vi invito a leggere, che si chiama Antifragile, dove lui teorizza come si può mettere in pratica questi principi e prosperare nel disordine. E il libro inizia con la metafora della candela che viene spenta dal vento, ma se è incendio il vento lo alimenta. Quindi il problema non è che il fuoco perde con il vento, dipende da quanto e da come è. Io non scritico questa visione del mondo così, cioè, perché purtroppo la vivo sulla mia vita, cioè adesso per lei la mia vita. Quindi, però la pratica ti sembra un po' complicata. Sì, perché comunque ogni fase che ricominci, come diceva anche ok, adesso sto finendo il dottorato e poi. Cioè, c'è sempre un momento in cui... Però tu puoi uscire da questo luogo, e tu puoi accettare che le puoi... Poi vediamo. Questo è sempre un'ottica del... Decontestualizzato. Il problema è che secondo me non sono delle cose, cioè non sono delle situazioni soggettive. Cioè sono delle situazioni collettive che uno vive singolarmente come problemi personali, però non sono minimamente personali. Cioè il problema è che manca fondamentalmente, cioè quello che manca è riconoscersi, cioè, con qualcun altro nella stessa situazione e capire come fare qualcosa.
anche perché quando sei in quell'altro schema non sei più solo ad affrontare i tuoi problemi con gli altri. No. Dipende anche questo. Vabbè, sì, se, cioè, no, se, se riesci a condividere una situazione di precarietà del genere. Vabbè, diciamo che la, cioè, no, che la condizione di precarietà è costruita per la collettiva. Esistenziale, questo senso, perché diciamo dalle, dalla, anche questa era la mia la, la domanda che volevo porti in realtà. Da una concezione in un certo senso umanista, da una certezza di una cultura dominante in cui questo è il nostro destino, e questo, cioè nasci un po' se quello è il tuo destino, ad una società, ad una concezione filosofica o sociale in cui c'è pluralismo ovunque, non solo del, non solo religioso, non solo culturale, ma anche nella, nella stessa, diciamo, concezione stessa della, della vita, dei dualismi, che anche questo mi, diciamo, volevo contestare, perché nelle filosofie asiatiche non esiste il dualismo, il dualismo è unità, diciamo, cioè senza il dualismo non c'è unità, se posso essere un po' spolota. Però come si può, forse questo è come si può trovare un filo conduttore, diciamo, in vabbè, com'è possibile portare avanti un'analisi dualista in un mondo che è fondamentalmente pluralista? Cioè, come si può dire, parlare ancora con categorie di ottocentesche o di inizio del Novecento, cioè, filosoficamente di ottocentesche e di inizio del Novecento, di precarietà, lavoro, quando in realtà oggi siamo in un mondo che non ha più un grounding, non trova più un, moralicamente in queste concezioni così. Sì, forse ho compreso quello che dici, nel senso che noi continuiamo a cercare di aggiustare quello che abbiamo, adattandoci a quello che abbiamo, quando in realtà noi siamo cambiati tutto a livello di progettare. Cioè, però non potendo riprogettare tutto, la prima cosa da riprogettare è come tu guardi tutto. Sì, ma la capacità di inventare, la sensibilizzazione, la produzione di lasciare un vuoto. No, no, io parlo di occhi con cui guardi il mondo. Nel senso, scusami, rispondo a quello che dico. Cioè, il dualismo è vero che non esiste. Nel senso che è una rappresentazione temporanea di uno stato di cose e di venire, che in quel momento magari è una contrapposizione a due, ma è puramente casuale. Ma è lo stesso tempo, è già. Però il fatto che esista la contrapposizione tra due o più parti è il motore della vita, anche per filosofie asiatiche come il taoismo. Nel senso che il taoismo ti dice che sono due, che è vero uno, ma se non c'è l'uno nell'altro, è finita. Perché? Perché serve se quella, quella tensione, serve perché le cose si muovano. Anche solo in termini psichici, non necessariamente materiali. Perché il taoismo predica la stasi, predica la non azione. Quindi il taoismo è chiaro che predica quello, però diciamo, è una soluzione che è stata data dal sistema di idee taoista a quello che è il problema esistenziale. Ce ne sono tanti in tutto il mondo. E ognuno poi, diciamo, ha provato a dare la sua, che era forse il sistema culturale che l'ha prodotta. Quello che volevo dire è semplicemente che noi siamo nati tutti in un sistema che la maggiore aspirazione che poteva darti era una serena vecchiaia con una buona pensione, avete fatto dei soldi, eccetera, che è un'idea molto individualista di quello che dovrebbe essere l'esistenza dell'essere umano. Oggi, con il fatto che siamo interconnessi, quindi da esserci tanti hub grossi che intermediano la connessione tra i nodi piccoli della rete, si sta lentamente passando verso delle reti con dei mega hub, però anche con tante relazioni uno-uno, peer-to-peer. Questo cambio di paradigma oggi ci dà una possibilità che ieri noi non avevamo, che è quella di creare questa situazione, per esempio, questa o altre. Queste situazioni qui sono quel momento in cui, torna alla coscienza di classe, c'è la possibilità di incontrarsi, parlarsi e riconoscersi. E intorno al fatto di riconoscersi, creare un senso di appartenenza collettivo, che poi ti porta a creare dei legami di solidarietà, per esempio.
io penso che ci sono delle persone che sono qui oggi, che si sono conosciute in un contesto come questo e hanno messo in piedi un ostello dove sostanzialmente loro con 5 euro a notte danno da dormire e lo gestiscono in una certa maniera per cui è sostenibile. Questa cosa, il sistema di idee attuale non era auspicabile, ma è stata auspicabile perché si è creata un'isola nella rete dove quelle persone si sono confrontate attorno a dei temi che li hanno attirati su quell'isola nella rete. Ed è questo il cambio di sguardo che auspicavo. Non è abbattere il totem del voglio avere un obiettivo, è abbattiamo l'ansia della prestazione dell'obiettivo, riscopriamo determinate piccole cose come ad esempio la relazione in noi. E attorno a questo, secondo me, si possono costruire obiettivi molto più grandi che impattano sulla vita di molte più persone. Alessandro, credo di aver capito però che hai il dubbio di Aisha, fosse anche il fatto che questa capacità di ricominciare da zero, eccetera, sia una cosa estremamente positiva se è sostenibile, cioè fin quando viene vissuta in una situazione di benessere. Beh, però probabilmente è una cosa molto terrificante, però, perché accetti che cioè, di abbandonare ogni sicurezza, accetti che ti stai mettendo in gioco del tutto, potresti anche clamorosamente andare su Kendrick, però ci sta, nel senso che se non lo accetti ci puoi finire comunque. Sì, no, infatti. Io vorrei aggiungere una cosa, scusi, delle reinventarsi su questa successione di fasi, che purtroppo anche questo fa parte del discorso egemonico. Nel momento in cui perdi il lavoro, ti viene richiesto di reinventarti, di buttarti a capofitto nel mare di possibilità, di potenzialità. Come dire, ha ragione in un certo senso Aisha, se non sbaglio, a sostenere, no, questa, a quantomeno di andarci a cauti con anche con il cambio di paradigma, no, da diciamo da grande A a piccolo A, specialmente nella contestualizzazione tecnologica. Ma io avrei dei dubbi che effettivamente si possa definire un cambio di paradigma efficace. Non è detto che è efficace, però che stia avvenendo, ma dici che è un'illusione che stia avvenendo. Avrei dei dubbi, quantomeno lo venderei in maniera evangelica. No, io dico semplicemente che ci sono delle cose che stanno succedendo che cambiano le regole del gioco, e che quelle regole del gioco, come sono cambiate ora nel corso della storia, sono cambiate innumerevoli volte, e che il fatto stesso che noi accettiamo per date le leggi, le regole, come tu prima avevi un invito a copiare, no? Quando io non era tuo, ok, però cioè, c'era un invito a copiare, parlo con manifesto, sì, però quello che voglio dire è che c'era un invito a copiare, quello è un'altra la legge, ma la legge è un prodotto culturale. Allora che significa? Che dobbiamo tacitamente accettare per dati tutti i prodotti culturali che ci sono quando veniamo al mondo? No, non è così che funziona, chiaro. Perché tutti quando veniamo al mondo troviamo il mondo, però tutti in teoria possiamo cambiarlo. Il tema è proprio quello dell'egemonia, cioè mettersi insieme per fare una nuova egemonia, perché altrimenti non esci da quella dove sei. Ma il problema è a livello di linguaggio, quando mi parli di cambiare il mondo, no? La mia paura è proprio che il dato culturale sia comunque iniettato dall'esterno, non ma sia una rivalsa nei confronti di lo è, e non può non esserlo, perché tutti abbiamo, diciamo, attinto dalla stessa acqua. Sì, però è molto aderente al tipo di narrazione, diciamo, la quale, no, che dovrebbe creare noi, no? Che crea un io all'inizio. Ma cioè, questo può essere un tema proprio per un altro impatto, secondo me, perché effettivamente ci sta. Io per tornare la discussione in pausa 5 minuti, poi un attimo dei torti, quello che mi